grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. Dopo la decennale esperienza e attività lavorativa di Ricamiamoci Su, Donatella Gonzales insieme al figlio Alessandro Alessi decidono di scommettere sul mondo dei bambini per ricominciare a sognare. L'idea di aprire questo negozio. Allora è nata perché è la continuazione di Ricamiamoci Su, che già aveva investito nel mondo dei bambini. Noi ci crediamo troppo nel bambino e nella gente che è venuta qui da noi e ha investito su di noi e sull'immagine del nostro negozio. Le cose che si comprano da noi le personalizziamo sempre, quindi Ricamiamoci Su e Giochiamoci Su rimangono sempre la forza di questa attività. Quali sono i pezzi forti per i bambini? C'è il poncho che è stravenduto, e il poncho personalizzato, il bavaglino col nome, e poi ora ci sono anche tantissime novità come giochini e altre cosine piccole che fanno sempre la differenza. Ci sono carillon di tutti i generi e tipi, c'è da perderci la testa fondamentalmente, che si accarezzano, cavalli che galoppano, ci sono un sacco. Io non ho figli, però viene di fare un bambino. Oggi abbiamo deciso di chiedere ai tuoi ospiti se si sentivano più adulti o più bambini. Tu ti senti più adulto o più bambino? Ma io ti devo rispondere con una frase che è scritta esattamente lì, che tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano. E tu te ne ricordi? Qua, entrando qua dentro ritorni subito a essere bambino, quindi chi vuole ritornare a essere bambino deve entrare qua dentro. Andiamo a chiedere agli ospiti se si sentono più adulti o bambini. No, mi sento bambino. Adultino. Adulto, purtroppo adulto. Ti senti più adulto o bambino? Io sono da sempre un bambino, mai cresciuto. Bambina. Adulta. Ecco, un po' bambina, un po' adulta. Dipende dalle situazioni. Bambina. Da quando ho avuto la bambina ancora peggio, perché mi sono ritrovata a giocare con lei come quando ero piccola. Bambino, bambino. C'ho 37 anni, mi dicono che ne dimostro 24, minimo bambino. Bambino qua, sicuramente. Decisamente bambina. Ti senti più adulto o bambina? Ma in questo momento più bambina, perché sto, grazie insomma a questa gravidanza, sto scoprendo proprio un nuovo mondo che non, al quale non mi ero mai interessata, e devo dire che il mondo dei bambini mi affascina molto di più. Più bambino. Insomma, secondo me è il lato a cui che piace di più forse questo. Sicuramente un giro qua dentro mi darà una risvegliata pure. Licia, tu come ti senti? Più adulto o bambino? Bambina, ma non li... Ciao da Chic TV.